Prendo atto al pubblico, cioè ai cittadini e al Consiglio, che probabilmente non, io non ho controllato, ma avevo esplorato di qualcosa, quindi chiedo scusa per questo, però poi la pressione mi ha poi alla fine impedito di sostanzialmente di dire alcune cose che a questo punto ritengo per un ordine di firma di dover almeno dire, perché altrimenti mi si dice che ho esclusivamente puntato. Ho avuto la sfortuna di arrivare dopo il sindaco che stava andato bravo. Avanti Pier. Allora, dico che anche De Pasquale e gli altri consiglieri hanno puntato sul fatto che ha indicato un unico responsabile, già non l'ho fatto nel primo intervento, ma mi permetto adesso di indicare le conclusioni e le proposte che il gruppo Insieme per Ponte aveva e ha già redatto e presentato. Quindi sono intanto la considerazione che la responsabilità del lato provincia e sindaci sono innegabili, gravi e innegabili. Questo in un contesto che è già stato detto di interessi politici ha usato adesso molto lungo una battuta di una partita di giro, no? Io ti faccio un finanziamento, io ottengo dei piaceri in questa forma che è la politica più deteriore che abbiamo creato in questo paese. Quindi la nostra analisi del nostro gruppo Insieme per Ponte è questa: la responsabilità degli amministratori del lato, nome e cognome giustamente richiamato da Fulvio De Pasquale, è correttamente questo. Lato ha grave responsabilità perché, come ha rivendicato il consigliere De Bra, l'atteggiamento dei politici eletti spesso è quello di attendere il consenso, puntare al consenso senza prendersi le responsabilità, deresponsabilizzandosi. E allora la proposta immediata su quanto è stato emerso sul discorso di Dolomiti Ambiente è che ci ritroveremo per un consiglio comunale per analizzare due bilanci, due prospettive, perché se ci sono delle emergenze anche in Dolomiti Ambiente noi intendiamo affrontarle immediatamente in maniera aperta e trasparente, quindi daremo l'occasione assolutamente di indagare su questa ulteriore indagare, di approfondire su questo. No, penso che convenga, no? Perché la partecipazione è una questione che sarà difficile, ma porta molto frutto anche per le soluzioni migliorative che hanno a che fare, che vengono prodotte. Quindi questo per le responsabilità. Anche l'ultimo intervento mette in evidenza la confusione della nebulosa, non galassia, nebulosa BIM in provincia di Belluno. BIM è il nome che dice tutto. Poi il cittadino, l'elettore non capisce perché è impossibile capire, gli amministratori fanno fatica a comprendere tutta la galassia, le ramificazioni, le partecipazioni eccetera, i soldi del consorzio sembra che vengano da GSP, non è così, ma alla fine dal punto di vista del consenso è quasi la stessa cosa. Quindi la pulizia anche dei nomi, della comunicazione per quanto riguarda BIM Consorzio e BIM GSP deve essere fatta. Partecipazioni pulite, via, non solo per questioni economiche, ma anche per questioni di chiarezza di mandato. Deve far l'acqua, gestisca l'acqua, così alla fine il bilancio lo capiamo, perché se fa l'acqua, se fa altre cose che complicano, devono fare bilanci separati, allora a quel punto li capiamo, ma se è tutto un minestrone non si capisce niente. E la frase era, vota sì all'assemblea, perché altrimenti se ci vai contro non becchi i finanziamenti. E che qualcuno possa dire che non era così. Gli amministratori devono assumersi la responsabilità di non aver denunciato questa situazione qua. E quindi due cose: assumersi il debito, quindi è vero che poi alla fine pagano i cittadini, non nascondiamoci, ma la forma ha la sua sostanza. Se io dico 100 euro tutti quanti chi? Tan pagati, poi alla fine so che pago io, ma almeno la faccia ce l'hai messa tu, amministratore. Quindi una forma che troviamo, che trovi, però che sia chiaro, chi deve pagare? Gli amministratori, chi paga sempre il cittadino, chiaro, no, per essere puliti anche nelle indicazioni. E non solo il debito, il capitale sociale, perché aziende con questa impiantistica non possono vivere senza capitale sociale.
I sindaci amministratori pubblici, quindi più responsabilizzati, hanno fornito tubi a una società e gli hanno detto arrangiati. Una società senza capitale sociale, si chiama euro, capitale sociale, non funziona, non può fare investimenti, non può fare nulla. E anche quindi non c'è solo il problema quindi di liquidità, ma anche di capitale sociale. Questa è un'altra cosa che i sindaci devono assumersi la responsabilità. La soluzione, parte della soluzione, può essere anche chiedere una cauzione quando qualcuno ha detto le cose sono chiare, gli obiettivi sono chiari e il contesto è ben definito, voglio dire, i bilanci cominciano a diventare aspettative positive. Possono essere anche una cauzione, ma modulata. Modulata come? Intanto l'utenza. L'utenza non possono essere il contatore. Se poi ho 30, ma grazie a voi c'è quell'indicazione molto puntuale. Se poi ho un contatore 30 utenze effettive, ma l'utenza è il cittadino, ci sono tipi di utenza, è il cittadino con la sua singola abitazione. E teniamo presente che la prima casa, la seconda casa, le utenze industriali e le utenze di persone giuridiche sono tutte cose diverse, non è 100 euro tutti. Potremmo salvaguardare intanto le utenze di prima casa, che non è banale, perché se io devo garantire l'acqua di prima abitazione, scusate, no? di residenti, la cauzione, voglio dire, se è diritto all'acqua, però è diritto all'acqua dove la devo, dove risiedo. Se ho tre case, se ho un'industria che mi beve acqua, posso pagare i 100 euro. Il discorso degli altri fondi, il fondo per i comuni di prima fascia e di seconda fascia, perché non sono fondi per unire la provincia, sono fondi per dividerla, no? Allora quelli, a parte che non ci vanno bene, ma non perché non li prende Ponte, perché sono strumenti di divisione della provincia già tanto divisa e ricordo che noi abbiamo aderito a un comitato referendario che vuole risolvere questi problemi. Quel fondo sbagliato che si deve utilizzare solo nei comuni di prima e seconda fascia, con due fondi, benissimo, però lì si utilizzino anche prevalentemente per fare depurazione e reti idriche. Tariffa, di nuovo la tariffa 1,22 media, sparo, scusate, preciso due volte, sparo un po' dei numeri, no? Che domani sui giornali non si hanno proposto questa cifra invece dell'altra, ma per capire, no, per spiegarmi più correttamente, 10 metri cubi all'anno, una frazione, 30 litri al giorno, per le case dove c'è la prima residenza, gratuita, 30 litri al giorno. 10-20, una cifra che permetta dai 10 ai 20 metri cubi all'anno, una cifra, esempio 1,5, non lo so, 1,6, non lo so dire qual è, ma una cifra che sia già superiore comunque a quella attuale, potrebbe essere, e soprattutto sopra un certo consumo, a quel punto potrebbe arrivare anche più alta, perché non ricordiamo che il confronto, se vogliamo parlare in termini oggettivi, il confronto dobbiamo fare anche con l'acqua potabile che andiamo a comprare al supermercato, che costa già centesimi al litro. Quindi, nel momento che per i non residenti ci potrebbe essere una tariffazione di questo tipo più alta. Quindi, adesso a parte i numeri, però capire che possiamo modulare le utenze, una volta individuate che siano tutte le utenze, non per contatore, o tutti hanno un contatore, o perlomeno ci sia una suddivisione per utenza in maniera molto precisa. A questo punto si potrebbe modulare in questa maniera qua. La transizione all'azienda pubblica, abbiamo detto, sfoltimento della semplificazione nebulosa e della BIM e fiscalità generale, l'ho detto anch'io, fiscalità generale, ma in questo momento non è solo una questione che non ci sono i soldi, io dico in questo momento l'accesso alla fiscalità generale a volte ci pregiudica l'efficienza, lo dico in maniera chiara. A volte abbiamo visto con molti finanziamenti, avere un finanziamento sul particolare modalità di progetto, se non la fai così non riesci a venire fuori. E progetti non in finalità per le tue esigenze, ma in finalità di prendere il finanziamento. Allora, e poi deresponsabilizza. Io in questo momento sono per intanto vedere anche la capacità di gestione di un'azienda pubblica, azienda speciale, azienda con capacità gestionali. A quel punto, perché la sfida del bilancio in pareggio
deve essere raggiunta senza se e senza ma, perché altrimenti ci sarà sempre chi dice che le aziende pubbliche, aziende a gestione partecipata, non possono essere mai pareggio se non interviene lo Stato. Questa secondo me è una sfida, quindi è un passaggio successivo secondo me, sia per questioni di bilancio, sia per questioni tecniche, che per arrivare alla fiscalità generale servirà del tempo, ma anche una questione di sfida. Dobbiamo arrivare al pareggio con il nostro popolo. Grazie.